Incontro presso la sala riunione Capannone ex officina di Eni Rewind, in cui la multinazionale, insieme al commissario alla bonifica Emilio Irrigo, il sindaco di Crotone e l'amministratore delegato Eni Paolo Grossi, ha parlato dell'importante operazione di bonifica che la città attende da anni, incontrando per la prima volta la società civile e gli ordini professionali. Senta, lei che tipo di bonifica pensa? A che tipo di bonifica pensa? Io penso più che una bonifica a un trattamento del tipo diciamo applicato direttamente a Porto Torres, cioè un trattamento depurante con le più sofisticate tecnologie presenti sul mercato internazionale. Non penso, io i rifiuti per me, io insegno in una facoltà di economia circolare, non esistono più. Per me esistono i residui, il processo di trattamento, di depurazione, di consumo, ma non esistono i rifiuti. Perché il rifiuto ormai è un concetto superato dal punto di vista economico e giuridico. Io penso che tutte le realtà che oggi si denominano rifiuti possono essere anche una economicamente valorizzate, e poi in una realtà così va applicato il criterio della precauzione, cioè quando due persone la pensano in modo diverso il pericolo è esistente. Abbiamo parlato fino adesso dei siti loco da bonificare, ma quelli extra loco? Pensiamo ad esempio a tutto ciò che è stato confinato nei palazzi sotto le strade. Sicuramente là c'è bisogno di una caratterizzazione e noi cercheremo, per quello che mi è possibile naturalmente, anche l'impossibile. Io sono uno deciso, non sono uno che si lascia vincere né dalle paure né dalle impossibilità. Però abbiamo la fortuna di avere oggi Eni che sta dicendo: ditemi voi cosa dobbiamo fare. Noi siamo con i cittadini di Crotone perché hanno capito l'importanza di quello che è successo purtroppo in tanti decenni, e non certamente per colpa di Eni. Quindi io direi che Eni va tutta l'attenzione, la stima e la riconoscenza, non certamente va ostacolata nel processo decisionale. Eni precisa, si rifiuta di portare fuori regione i rifiuti della bonifica industriale di Crotone perché la legge regionale impedisce di realizzarne una nuova e i rifiuti da togliere dai siti sono tanti.